oggi mega rampona che non può ovviamente mancare. Quindi raga, prima di cominciare, già perché siamo ad altezza ziosi, mi lasciamo un bel pollicione in su, magari un commento qua sotto con scritto le palle, che non sembra un gran commento e lo posso capire, però mi ispirano oggi le palle da bowling. Solita 811 di test, non dovremmo riuscire ad avere incontri con lo ziosi, non ne ho la certezza al 100%, ma la rampa, vai piano, è una roba del genere. Come vedete siamo da Gesù. La cosa bella è che ho la bellezza di 110 multipli. La macchina sarà ingestibile 100-100. È una roba verso il porcaro. Il punto, come ho detto prima, è governare la macchina. 1130 qualcosa in uscita. Non so, ripeto, se sarà possibile beccare un aereo. Me lo auguro, perché content, c'è diciamo la montagna a rendere ancora il tutto più incerto. Quindi i veicoli potrebbero prenderla a favore, schizzare verso il lago. Altri veicoli potrebbero prendersela direttamente in quel posto. La macchina non è invincibile. Questo può portarla a esplodere. Quindi evitare di scivolare giù in modo, diciamo, ottimale, mettiamola così, e vincerà come sempre il veicolo che arriverà più lontano. È una roba del genere, ragazzi. Una rampa da qua verso sud circa. Vediamo un po' cosa ci riserverà di bello questo spawner. E andiamo con una Nebula Turbo. Se deve andare col freno, vi sembra normale? Così, meraviglioso. Allora, questa Nebula Turbo non volta. Ok, l'ha tenuta molto bene. La velocità d'uscita dei 1074 circa, mi sembra di aver visto. Dentro com'è, tra l'altro? Mi faccio vedere. Beh, ci sta, dai. Un po' sporca, però per rubare il rame è meravigliosa. Siamo in discesa. In discesa, qualsiasi veicolo, anche il più schifoso, se non becca pioppe, può superare le altre. Se non becca pioppe, schiva le pioppe con una skill degna di non so chi. Dopodiché, raga, le pioppe la bloccano, ma continua comunque la sua corsa. Si è fermata. Questa è la sua posizione. Ci può stare. Lasciamola qui. Andiamo col prossimo veicolo random. Un Albany Virgo per le muscle. Piano. Ok. Il record è dei 1070 qualcosa. 1160. Si prende il record. Non era così complicato. Davanti a una Nebula Turbo. Siamo a terra bene. Prende tutto quanto a favore. Quest'oggi, raga, è una rampa dove non si capisce assolutamente una mazza. Sono quelle rampe incognita, perché anche il veicolo più scabroso può fare un primo posto. Questo vuol dire che c'è meno possibilità che un Emperor possa vincere. Il che mi rende veramente pieno di gioia. Che salto fa la Virgo. Attenzione. Si infila qua nei buchi. Prende la pioppa. Cerca di mantenere la buona posizione. Va verso il basso. Non riesce ad andare oltre. Ma, raga, la Virgo, diciamo, fa l'elicottero motumbiano. E si prende la prima posizione. Andiamo col prossimo veicolo random. Vediamo un secondo. Signor Random, faccia il bravo. Benefactor Shafter PL blindata per le berline. Con calma, ovviamente. Non si fracassi nulla. Riuscirà questo Shafter PL, che sembra molto veloce, 1170 passa, a fare qualcosa di meraviglioso? Non ne ho proprio idea. Vediamo. Vada. Girati così. Ok, girati di più. Cioè, girati bene. Cioè, senti, fai quel cazzo che vuoi, basta che vai dritta. Dove stai andando? Cos'è? Ma... vabbè, intanto deve andare. Il lancio di Sir Clinton non lo contiamo. Mamma mia, però che dote nel girare giù Sir Clinton. Beh, devo dire che si è un po' scassata, ma trova una posizione di tutto rispetto. È un po' più spostata rispetto a questa, ma è una roba del genere. Quindi ovviamente al momento, raga, Shafter PL blindata in prima posizione. Andiamo col prossimo veicolo random. Vediamo un po' cosa tirerà fuori di bello. Abbiamo un Phantom FQ2 per i sub. Va forte, 1265. Quindi non penso ci sia tanto da aggiungere. Vada, mi finisce nel lago. Dai, un bel tuffo. Adesso io non so quanti gradi ci siano, però andiamo verso la primavera. Ci siamo. Un bel tuffo ci sta. No, che dice? Dipende. Allora, siamo a terra bene, raga. In acqua ci può andare. Se il Phantom va in acqua, potrebbero esserci problemi per altri veicoli. Vediamo un po'. Va dal porcaro. Va nella zona industriale del porcaro. Industriale, insomma. Vai. Ma da lei un sacco di patate così asino. Cioè, non me l'aspettavo proprio. Questa è la sua posizione. Mi aspettavo molto peggio, però vabbè. Manca l'acqua di pochissimo, però è comunque primo, quindi va bene. Prossimo random, la salute, è stato un piacere. Abbiamo un bel furgone. Bravador, un po' per i furgoni. Piano, piegati, bravissimo. Non troppo, e vediamo un po'. Riuscirà a non uscire dalla rampa? Ottimo, non esce. 1250, non mi fa record. Dovrebbe averla ancora in mano il Phantom. Mi sembra che l'atterraggio sia più problematico del Phantom. Vediamo un po'. Salta meno oggi. Vediamo se riesce a prendere. Ci prova. Si ferma. Sinceramente non lo so. Un primo posto pari merito, direi. Andiamo col prossimo random. Vediamo un secondo cosa ci darà di bello questo mode menu. Faccia il bravo, eh. Niente bicicletta, niente moto. Ocelot Lynx. Piano, molto bene. Vada. Mi va il record di velocità, 1100. Mi aspettavo qualcosa di meglio, sinceramente. Non è male. A parte che, vi ripeto, se uno atterra bene e non va appunto giù qua nel buco, ok, e non fa così e non gira come una scema, può anche fare una cosa bella.
Va bene così, prossimo random. Abbiamo a disposizione, porca la gamba, mi spawna quasi tutte le settimane. Ma cos'ha? Prossimo veicolo random, furgone del clown, Freddy il pagliaccio. Signor Freddy il pagliaccio, allora lei è un veicolo sbroccato, ci siamo, però non si mette a volare così. Ok, farà il record di velocità? Ovviamente sì, 1330 il record di velocità è assolutamente suo. Non voglio gufargliela, però teoricamente lei mi finisce dove fanno le pancette del porcaro. Un po' come il fatto? Ma non la vedo molto prestata. Signor pagliaccio, ultimamente lei mi sembra un pochino, cioè batte un po' la fiacca. Poi capisco che, ok, quello è quell'altro. Tu lo dici e lui te lo mette in quel posto. In acqua, un bel bagnetto, Freddy. Il bagnetto non se lo vuol fare. Comunque in testa, su questo non c'erano ovviamente dubbi. Salterà fuori qualcosa di interessante? Non lo so, vediamo subito. Cosa ho premuto? Non ho idea. Next random, vada. Albany, manana per le muscle. Tra l'altro, la manana custom, io non so se sia migliore dell'altra manana o se faccia un po' come la tornado, dove la custom è leggermente più debole. Vedendo che c'è Freddy il pagliaccio davanti, vedendo che c'è un room, perché c'è un fato e che mi sta facendo un salto abbastanza brutto, quindi immagino che quella buona sia la manana normale. Penso che, insomma, la saluto. Dico bene? Cioè, con un greppo del genere, come cazzo fai a fare un sacco di patate, santo Dio, preso un colpo? Direi che sia al momento in sesta posizione. Entity XXR per le super. L'Entity XR ha questa roba, avendo la deportanza alta, e comincia a girare come una matta, cosa che non ha fatto. Mille qualcosa. Va giù dritta. Cioè, queste vanno così, poi si bloccano e piombano. Ok. Vabbè, fai come la cosa. Oh, va bene tutto, ma Cristo Dio, se avessi detto parto da qua e mi incastro tra una roccia e un albero, mai nella vita proprio. Comunque, si incastra qua l'Entity, non prende l'ultimo posto, toglie il segnalino alla Nebula, che al momento era la peggiore. Io la saluto, prossimo random, una Prairie per le compatte. Allora, il record, vabbè, la Prairie è abbastanza forte, 1160 e passa, il record dei 1300 e qualcosa di Freddy il pagliaccio. Va più o meno come la manana. Cioè, se mi va sul buco è meglio. Ma va bene anche così, volendo, cavalca le montagne, becca il buco. Come derape, dribbla le pioppe, piano dal porcaro che smadonna. Trova una posizione eccellente. Boxville per i furgoni. Allora, 1200. Vada così, svolazza. Ma signor Boxville, adesso io gliela butto lì, poi lei faccio un po' come le pare. Ma tipo una posizione terzo posto. Anzi, mi faccia il secondo. Così là davanti c'è più chiarezza e siamo a posto, ok? Dove va? Vediamo un po'. Cioè, prende il secondo posto con un danno allucinante a causa di un palo. Ma quanto Boxville per questa rampa? Quanto? La salute, prossimo veicolo. Un bel pony, raga, ma ci droppa furgoni come un disgraziato quest'oggi. Riuscirà con il potere dell'erba questo pony ad arrivare? Raga, la partenza a sdondolo, diciamo, porta una fortuna allucinante ai veicoli. Arriverà in acqua superando Freddy il pagliaccio. Non mi andare ancora qua che non ci capisco niente. Mi fai il secondo in solitaria? Niente palio pioppe, ti prego. C'hai la madre che è un c***o di new. Secondo posto il pony. Va bene così. Andiamo, se andiamo col prossimo random. Vediamo un po' se sarà clemente con noi oppure no. Rullo di tamburi. Vada. Per preparare le caldarroste procuratevi delle castagne più o meno della stessa dimensione e controllatele una per volta per accertarvi che siano in... Per le berline Albany Emperor, con tutte le macchine che mi possono uscire, tutta arrugginita, ma che schifo. Cesso del Kaiser, quanto... Ma vi sembra normale che un rudere mi becca i 1300 km/h? Sto cesso qua. Non ti azzardare a fare una posizione bella. Non ci provare. Sei una... Sei una... Sei una... Purtroppo Albany Emperor Berlin in seconda posizione. Sono disgustato, ma purtroppo dobbiamo segnarla. Prossimo veicolo random. Abbiamo a disposizione per le muscle de classe Impaler. Sarà capace di prendere l'Emperor oppure no? Che al momento purtroppo ci becchiamo in seconda posizione. È veloce, molto. Beh, fa un gran asino secondo me, eh? Qui così indietro qua che sono inguardabili. Perché li mettete nelle macchine? Fa un super asino proprio. Ma qua applausoni. Prossimo veicolo random. Abbiamo un Bravado Rat Track per le muscle. Cioè, questo comincia a impennare come un cretino. Ma lei è un cretino. Cioè, lei è proprio l'asino della leggenda. Mi scusi. Guarda, mamma, come lo ziosi. Non esplosa. Ma cosa fa? Mi fa un asino leggendario. Cioè, ma che asino mi flexa lei? Quanti chilometri abbiamo qua? Complimenti. Faccia il bravo. Abbiamo a disposizione Vapid Kino Custom. Mi becca in 1100. 1100, li ha toccati. Brava la Kino. Va, se sdondola. Cosa stai facendo? Cosa sei? Un coriandolo? Girati. Girati, santa la vacca. E non si gira. Non è successo niente, raga. Siamo arrivati col prossimo veicolo randomizzato. Abbiamo una moto, abbiamo un coso e abbiamo una Super Progen Italy GTB. Signora Italy, cioè vada. Ma sapete che l'Italy salta un sacco? Non me la ricordavo così buona. Cioè, che poi non è una roba incredibilmente figa, però terra normalmente. È tutta indietro e vabbè, la saluto.
Prossimo veicolo random. Abbiamo una betoniera. La betoniera, tra l'altro, un attimo, 1360, non so se è il record di velocità. Penso di sì. La betoniera, dall'ultimo aggiornamento, è diventata tipo il Barrax. Ha subito una trasformazione che è una cosa incredibile. Ma arriva in acqua, direi di sì. Ma mi supera il lago. Ma ha superato il lago. La betoniera cos'è oggi? Becca il palo, a terra in piedi, raga, big up. La segniamo, andiamo col prossimo random. Un rimorchio. Dopodiché arriva il boss dei Somaria. Vapid Deliberator per il fuoristrada. Potrebbe essere l'asino di cui abbiamo bisogno per risollevare le sorti di questa ramba. Vada, abbiamo un rat track. Attenzione che ha già perso velocità. Sono le tattiche praticamente del Deliberator per prendere l'asino. Micro incidenti sulla rampa, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto è potente. Cioè, arriva l'asino leggendario e il Deliberator dimostra, presagio baleno bruttissimo, dimostra di essere più asino di qualsiasi altra cosa. Detto ciò, leviamo il segnalino a questo rat track, glielo diamo e se la porta a casa ancora lui. Prossimo veicolo random, vediamo un po' cosa ci darà di bello questo mod menu. Benefactor Dubsta 6x6 fuori strada. Oh, stai buono, lei mi ricorda un po' un gran somaro, quanto si piega, che sospensioni ha, faccia la brava, Raga, è un duello tra asini. Ha sentito il Deliberator così acclamato e ha deciso di scendere in campo. Lui, il sovrano di tutti i somari. Colui che si incastra ma passa lo stesso. HV dump per gli industriali. Questo è un asino veramente potente. Piano così. E mi fa la rampa, tranquillo, tranquillo. La rampa non ha imperfezioni, ce la rende il cervello. 400. Attenzione, il dump parte, ma non va avanti. Si è fermato. Ha fermato come il tempo. Raga, e qua si festeggia. Il Deliberator sarà già in madonne perché il dump, come vedete, praticamente non va avanti. Cioè lui va, si ferma e cade. Si scassa, lo segniamo e che asino. Non c'è mai limite al peggio, come si dice, ok? Il dump mi fa l'asinello quest'oggi. È assolutamente il re. Prossimo veicolo, vediamo un po'. Signora Spectre, io non so che dire. Cioè, lei vada, faccia qualcosa, ma purtroppo temo. 1100 qualcosa. Comanda intanto una prepotentissima betoniera in seconda posizione. Freddy il pagliaccio in terza posizione. Ahimè, Albany Emperor Berline. Va a sbattere. Gira, si scassa, perde una portiera. Non trova ovviamente il segnalino. Ma la Spectre non è quel veicolo di cui ti strappi i capelli e piangi per dire santo Dio. Raga, siamo arrivati con l'ultimo veicolo randomizzato di quest'oggi. Vediamo se riusciremo a tirare giù quell'Emperor dal podio. Prossimo veicolo randomizzato, Pegassi Tesseract per le super. L'idea che l'Emperor possa scendere dal podio sul finale mi dà proprio gioia. Se non mi tira giù l'Emperor, il record è dei 1300 e passa. La Tes mi fa i 1400, il record ovviamente su, lei inizia a volare, le nuvole scappano quasi, sembra, ma non è normale. Ma dove va? È assolutamente un mostro. Primo posto assolutamente Pegassi Tesseract per le super, in seconda posizione per gli industriali HV betoniera e in terza abbiamo lui Freddy il pagliaccio. Sì, ma santa la vacca, come fa a volare qua in fondo sta macchina? Cioè, incredibile. Prende anche dei metri cadendo. Sembrava incredibile la betoniera. Poi arriva questa. Tac, dove è andata? Manco la vedo più. Dov'è? È qua. E se la chiude in prima posizione. Non meno importante, il dump. C'è chi fa tanto bene e c'è ovviamente chi fa tanto bene al contrario. E il dampino, raga, si prende il bel trofeo somaro. Con il debito rispetto, llevo metraglietas come amuleto. Le darei al gattillo, te lo prometto. Te lo prometto, te lo prometto. Ok. En este tema no me llames Peter G. Llámame Carl Johnson. Yo me llamo CJ. He vuelto a mi ciudad.